Caso Tribunale di Sala Consili nel fascicolo al vaglio del Ministro della Giustizia, Matera incontra il Viceministro Sisto. Atena Lucana, al via il secondo mandato per l'amministrazione Vertucci, giovedì scorso giuramento e presentazione della giunta. San Pietro Altanagro, autonomia differenziata e piccoli comuni, ieri l'incontro promosso dai riformisti e voluto da Antonio Marrone. Festa del 2 giugno, celebrazioni anche nel Vallo di Diano, a Sala Consilina presenti le forze di polizia, San Pietro Altanagro e Polla, spazio alla Costituzione. Atena Lucana, inaugurato il Baby Parking Colomba. Bentrovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura continuiamo a parlare del Tribunale di Sala Consilina, ancora passi avanti nella battaglia per la riapertura. Infatti nei giorni scorsi il consigliere regionale Corrado Matera è stato a Roma per incontrare il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, a cui ha rappresentato tutta la vicenda che ha portato alla chiusura del Tribunale di Sala Consilina, un ampio fascicolo da cui è emersa l'anomalia che rende la questione un caso nazionale che, come assicurato dal senatore Sisto all'onorevole Matera, è già sulla scrivania del ministro Nordio. Vediamo. Passi avanti nell'azione finalizzata a riportare a Sala Consilina, presso la struttura del Tribunale, l'attività giudiziaria. Passi rilevanti soprattutto perché si è riusciti a mettere in evidenza le anomalie e le forzature che hanno poi portato all'accorpamento del Foro di Giustizia Salese a quello di Lagonegro, fuori Regione e fuori Corte d'Appello, in contrasto con la legge delega approvata in Parlamento. Il fascicolo che relaziona, grazie anche alla proposta di legge regionale presentata da consigliere regionale Corrado Matera e alle sue iniziative per far sì che l'anomalia emersa nella ridefinizione dei confini regionali con la soppressione del Tribunale di Sala Consilina possa essere corretta, è ora al vaglio del Ministro della Giustizia. Dall'onorevole Matera è arrivato infatti l'annuncio che il caso nazionale del Tribunale Salese è arrivato sul tavolo del Guardasigilli, come confermato dal viceministro della Giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto, che nella giornata di sabato ha accolto a Roma il consigliere regionale valdianese. Ringrazio il viceministro Sisto, dichiara Matera, per l'attenzione mostrata alla vicenda. Nel corso dell'incontro ho consegnato al viceministro la proposta di legge della Regione Campania finalizzata alla riapertura del Tribunale di Sala Consilina, accompagnata da tutta la documentazione relativa alle audizioni che si sono svolte in Regione e che testimoniano la non condivisione della chiusura del Foro di Giustizia del Vallo di Diano. Ho inoltre chiarito, ha spiegato ancora il consigliere regionale di Teggiano, che Sala Consilina possiede già una struttura idonea e utilizzabile per il Tribunale, che la Regione Campania, attraverso il proprio atto deliberativo, si è resa disponibile a farsi carico di eventuali spese. Un passaggio importante, ma che però necessita anche di pressioni e di supporto, soprattutto nel Parlamento, affinché la politica si impegni per correggere la stortura. Mi auguro davvero, sottolinea Corrado Matera, che tutti i parlamentari, in particolare quelli campani ai quali ho inviato la documentazione completa, indipendentemente dalle appartenenze, dimostrino che tale chiusura bisogna porre rimedio. La rivisitazione della geografia giudiziaria, a mio parere, deve necessariamente partire con la riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Con la serietà di sempre, conclude Matera, continuerò a lottare per la riapertura del Foro di Giustizia del Vallo di Diano, che a mio avviso resta la madre di tutte le battaglie. Andiamo ora ad Atena Lucana, dove giovedì scorso, 1 giugno, si è insediata la nuova amministrazione comunale. Infatti la cerimonia si è svolta presso l'aula consigliare del comune di Atena Lucana. Vertucci ha quindi presentato la sua amministrazione tra conferme e new entry. Oltre al giuramento del sindaco sono anche stati resi noti i nomi dei componenti della giunta. Vediamo.
Dal 1 giugno è partito ufficialmente il secondo mandato da sindaco per Luigi Vertucci, che si è insediato nuovamente come primo cittadino dopo la netta vittoria ottenuta alle elezioni amministrative dello scorso maggio. Riparte dunque l'avventura alla guida del suo comune. Nella serata di giovedì scorso, in una sala affollata di parenti e amici, il primo cittadino ha indossato la fascia tricolore, professando il suo giuramento di fedeltà alla Costituzione. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Mi propone di prendere atto dell'intervenuto giuramento del sindaco dottor Luigi Vertucci, di prendere atto altresì dell'intervenuto insediamento del Consiglio Comunale, e di disporre che come del presente atto venga trasmesso per conoscenza alla prefettura di Salerno. La prima seduta consiliare del secondo mandato da sindaco di Vertucci, con un gruppo amministrativo cambiato in alcuni nomi, è stata anche occasione per presentare la nuova giunta, di cui ne farà parte anche l'unica donna del consiglio comunale eletta, ossia Michelina Siciliano, e un rafforzamento della presenza dell'amministrazione comunale nella zona Scalo, che potrà contare su una figura particolarmente rappresentativa di Atena Lucana Scalo, che Vertucci ha voluto a suo fianco come vice sindaco. La giunta quindi ha subito un cambiamento. L'assessore Michelina Siciliano resta confermata in giunta, quindi con la delega non solo alle scuole, alla pubblica istruzione, ma anche a un settore importantissimo, ecco, a cui teniamo tantissimo, che è le politiche sociali, tant'è che la stessa assessore Siciliano verrà delegata, quindi sarà rappresentante del comune insieme al consorzio sociale del Vallo di Diano, mentre il nuovo assessore è la nomina di Vincenzo Bruno, quindi che avrà anche la delega di vice sindaco. Partono dunque ufficialmente i 5 anni di secondo mandato dell'amministrazione Vertucci, con maggiore consapevolezza su ciò che c'è da fare e su ciò che si può fare, ma anche con idee più chiare sul da farsi e sui progetti da realizzare. In questi 5 anni noi abbiamo delineato un percorso e quindi oggi è naturale proseguire sulla strada designata e soprattutto cercare di concretizzare tutto ciò che è stato progettato, tenendo sempre ben in mente il programma che abbiamo presentato agli elettori, quindi che ha ricevuto un consenso molto molto ampio, e sulla base di quel programma noi adesso già abbiamo cominciato a mettere in campo le iniziative, quindi, che erano state progettate nei 5 anni passati. Le province torneranno all'elezione diretta del presidente del Consiglio provinciale, così il senatore Antonio Iannone commenta l'esito dei lavori del comitato ristretto presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove si sta lavorando al disegno di legge. Annuncia nel disegno di legge è espressamente previsto che si torni al voto già nella primavera del 2024. Vediamo. Le province torneranno all'elezione diretta, lo dice il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commentando l'esito dei lavori del comitato ristretto presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, in cui sono state gettate le basi per il DDL presentato da Fratelli d'Italia, volto a ristabilire l'eleggibilità diretta del presidente e del consiglio provinciale. Contiamo, spiega Iannone, che prima della pausa agostana diventi legge. Si tratta di una legge ordinaria, quindi basta l'approvazione delle due Camere del Parlamento. Si voterà prima in Senato, perché il disegno di legge è stato presentato in Senato, e poi, dopo l'approvazione, il DDL andrà alla Camera e diventerà legge in maniera definitiva, dopo che i deputati l'avranno approvato. Nel disegno di legge è espressamente previsto che si torni al voto già nella primavera del 2024. La legge del Rio del 2014 commenta: sull'onda di un sentimento popolare di sfiducia cavalcato da movimenti populisti, lungi dal semplificare e dal risparmiare risorse, ha disarticolato il sistema della pubblica amministrazione
sui territori e ha generato il depauperamento in termini di funzioni e di capacità di incidere di questi enti locali strategici per le comunità, aggravando compiti di comuni e regioni. Approvare la nuova legge è necessario per garantire più efficienza e democrazia. Questa legislatura, conclude il senatore Iannone, avrà la forza di essere una legislatura costituente, capace di fare non una controriforma, ma di realizzare una visione complessiva che è fatta di presidenzialismo, autonomia regionale e organica riforma degli enti locali. Così si modernizza la nazione rendendola più unita e giusta. Andiamo ora a San Pietro Altanagro. L'autonomia differenziata, ma anche piccoli comuni, aree interne, ancora più come è cambiato il rapporto tra politica e cittadini, sono stati i temi affrontati nel convegno organizzato dai riformisti su iniziativa di Antonio Marrone, che ha voluto fortemente affrontare l'argomento nel Vallo di Diano, portando a San Pietro Altanagro illustri relatori con cui è stato anche possibile affrontare i temi legati alla necessità di elaborare riforme che si adeguino ai tempi che corrono e alle esigenze del Paese, ma anche di far sì che tali riforme non creino un ulteriore distacco e aumentino il divario. Ad introdurre i lavori all'incontro promosso da Antonio Marrone, che si è aperto con i saluti del sindaco Domenico Quaranta, il professor Felice Laudadio, che ha anche ripercorso i cambiamenti che sono avvenuti nel mondo, nel modo di far politica, creando un allontanamento della politica dai reali bisogni dei cittadini. Diversi poi gli interventi sul tema affidati ad Antonio Bossone, referente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, l'onorevole Federico Conte, presidente dell'Associazione Cittadino Sud, Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, e l'onorevole Giampaolo Sodano, un argomento che ha suscitato particolare interesse anche tra le amministrazioni comunali del territorio e delle aree interne, che hanno partecipato con sindaci e rappresentanti degli enti locali. Presente inoltre anche il consigliere regionale Corrado Matera. Ma ascoltiamo le interviste realizzate nella serata di ieri a margine dell'incontro che si è svolto presso la sala convegni della comune di San Pietro Altanagro. Io non so se questa legge di riforma delle regioni sia giusta, anzi, ritengo, la mia opinione è che sia sbagliata, nel senso che non si può fare una riforma che riguarda 4 regioni su tutte le 20 regioni italiane. O si riforma l'intero sistema regionale del nostro paese, e sarebbe una cosa giusta da fare, oppure meglio lasciar stare, non una regione alla volta, per favorire quella regione rispetto ad altre. Quindi personalmente non sono favorevole a una riforma differenziata, sono per una riforma generale del sistema delle regioni. Mette a rischio la garanzia dei diritti sociali dei cittadini, finisce per disunire e disgregare quella Repubblica che la Costituzione dichiara una e indivisibile. Non bastano i livelli essenziali di prestazione a garantire il danno che una esacerbata azione di autonomia differenziata reca alle comunità, soprattutto a quelle meridionali. Rafforzare il potere delle regioni, consentendo a quelle più ricche di trattenere per sé risorse finanziarie in più, se poi è lo Stato a dover sempre intervenire, significa realizzare tanti epicentri autarchici in giro per l'Italia, frammentare il Paese, dividerlo in 3 livelli, serie A, serie B, serie C, e rendere la diseguaglianza tra i cittadini la regola. In questo violando gravemente la nostra Costituzione. Bisogna opporsi a questo progetto, rilanciare l'idea di un paese unito, pensare a una riforma del regionalismo, rilanciare il ruolo dei comuni, rivisitare il ruolo delle province, ripensare cioè alla forma organizzativa del nostro Stato, ma sempre partendo dal principio dell'unità dello stesso e dell'uguaglianza dei cittadini, con un'attenzione particolare al Mezzogiorno e alle sue aree interne, che sono la parte del paese più bisognosa, una parte del paese preziosa per l'Europa, tant'è che è stato stanziato un finanziamento straordinario, perché questo è il PNRR, per l'inclusione dell'area meridionale, diciamo noi, dell'Italia mediterranea, di quella che affaccia sul mare
Mare Nostrum al resto dell'Europa. Noi andremmo con Calderoli in controtendenza anche alle esigenze sociali e economiche che l'Europa ha posto al primo posto. Un convegno che ospitiamo oggi, un convegno che ha anche la funzione di promuovere quelle che sono le istanze dal basso che provengono dalla società civile e, come ho detto, mi auguro questo possa poi trasformarsi in un'azione programmatica di tipo politico che vada a incidere su quelle che sono delle riforme di cui la società ha necessariamente bisogno oggi. E ricordando che la politica non è qualcosa lontana dal cittadino comune, ma qualcosa che fa parte dell'uomo. L'uomo è politico per definizione. Anche in famiglia si fanno delle scelte politiche, quindi la politica è scelta e la scelta si fa tenendo a mente dei principi e dei valori che nel caso della politica nazionale sono contenuti nella nostra Costituzione. Francamente, tre motivi rapidi per spiegare perché non va. Il Parlamento deve essere centrale in questa direzione e mi sembra che si stia andando in una direzione contraria. Si fanno task force, il Parlamento avrà soltanto un rilievo minimale. Secondo, credo che sanità e scuola pubblica vadano totalmente tolte da questo progetto di legge, perché sulla salute dei cittadini e sull'istruzione pubblica, sulla formazione dei nostri giovani non si può scherzare e occorre lo stesso investimento dovunque, anzi bisognerebbe investire nelle regioni che sono maggiormente in difficoltà, soprattutto al sud. E poi terzo, sicuramente i livelli essenziali delle prestazioni che tanto sento decantare sono un ottimo punto di partenza, mancano i fondi e il sostegno per consentire alle regioni che sono in difficoltà di recuperare il gap. La cronaca: nel pomeriggio del 1° giugno a Futani, nel Cilento, una donna è stata aggredita a bastonate dal suocero 86enne. La signora aveva ottenuto un provvedimento dal Tribunale di Vallo della Lucania che le riconosceva il diritto di rientrare nell'abitazione coniugale dalla quale era stata esclusa dall'anziano dopo la prematura scomparsa del marito, figlio dell'86enne. Approfittando di un momento di distrazione dei presenti, la donna era accompagnata dall'ufficiale giudiziario e dall'avvocato. L'anziano l'ha attaccata alle spalle con due bastoni di grosse dimensioni, infliggendole ripetute e violente lesioni. La tragedia è stata evitata grazie anche all'intervento dell'avvocato della signora, che ha soccorso la donna e cercato di calmare l'anziano aggressore. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi del 118 e dei carabinieri di Cuccaro Vetere, l'aggressore è riuscito a fuggire rendendosi irreperibile. La donna è ricoverata ora presso l'ospedale di Vallo della Lucania in condizioni gravi ma stabili. Andiamo avanti, parliamo ora delle celebrazioni per il 2 giugno, la festa della Repubblica, celebrazioni che si sono svolte anche nei comuni del Vallo di Diano, diversi momenti commemorativi a Sala Consilina, presenti anche rappresentanti delle forze dell'ordine e di polizia, a San Pietro Altanagro e a Polla, la Costituzione italiana protagonista delle celebrazioni. Vediamo. Anche il Vallo di Diano ha celebrato la ricorrenza dedicata ai 77 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, occasione anche per ricordare i valori della Costituzione italiana. Numerose le iniziative organizzate nei comuni del comprensorio coinvolgendo i giovani oppure ricordando i caduti in guerra, il cui sacrificio ha portato alla nascita della Repubblica Italiana con i valori di democrazia e libertà sanciti nel testo costituzionale. Nella mattinata di ieri cerimonie speciali si sono svolte a Sala Consilina, San Pietro Altanagro e Polla. In particolare a Sala Consilina il momento di celebrazione della festa della Repubblica ha coinvolto anche le forze dell'ordine. Al breve corteo partito dalla Chiesa Madre della Santissima Annunziata, oltre ai membri dell'amministrazione comunale con il sindaco Francesco Cavallone, la vice sindaca Gelsomina Lombardi, la presidente del Consiglio Comunale Anna Di Somma ed altri membri dell'amministrazione, erano presenti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e di polizia ed in particolare il comandante della Guardia di Finanza di Sala Consilina, tenente Sebastiano Damora. Presenti inoltre anche una rappresentante dei carabinieri della compagnia salese e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Ad accompagnare il gonfalone della città di Sala Consilina e la corona di alloro, gli agenti della polizia municipale.
Il corteo ha raggiunto il monumento ai caduti dove, dopo la deposizione della corona e l'inno nazionale, il sindaco ha lasciato un breve discorso in cui ha ricordato come la festa del 2 giugno è una festa in cui noi cittadini celebriamo noi stessi e che ha permesso di farci vivere in un paese senza guerra. Un messaggio poi rivolto ai giovani affinché possano essere positivi verso la vita, vivendo da protagonisti la loro vita senza rinunciare ai propri sogni. Anche a San Pietro al Tanagro i giovani sono stati i veri protagonisti delle celebrazioni del 2 giugno. Presso l'aula consiliare, infatti, il sindaco Domenico Quaranta e il presidente del Consiglio Antonio Pagliarulo hanno consegnato la Costituzione italiana ai neomaggiorenni. Una cerimonia voluta dall'amministrazione di San Pietro al Tanagro anche al fine di rendere i giovani più consapevoli dei valori della patria e soprattutto degli insegnamenti della Costituzione italiana, in un giorno in cui si celebra l'inizio di un percorso di governo per il nostro paese. Anche a Polla, la Costituzione italiana protagonista delle celebrazioni per il 2 giugno con l'amministrazione comunale e diversi giovani che si sono riuniti nel nuovo spazio dedicato proprio alla madre di tutte le leggi, ossia al largo della Costituzione italiana. Anche l'amministrazione guidata da Massimo Loviso, dunque, ha voluto mettere al centro della festa del 2 giugno i valori e i principi della nostra Carta Costituzionale. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Bentornati alla seconda parte del nostro TG. Da lunedì 5 giugno sarà pienamente operativo ed è stato inaugurato giovedì sera il Baby Parking Colomba, prima esperienza del genere del Vallo di Diano. Anche questo servizio sarà gratuito grazie alla Colomba Soccorsi. Vediamo. Da lunedì 5 giugno sarà pienamente operativo e stato inaugurato giovedì sera il Baby Parking Colomba, prima esperienza del genere nel Vallo di Diano. Anche questo servizio è gratuito grazie alla Colomba Soccorso e alla generosità delle persone che fanno parte della sua grande famiglia. Sarà un punto di appoggio a cui affidare i figli con la tranquillità di sapere che sono in un posto sicuro e in cui si divertono. È una bella novità per i genitori che lavorano o devono fare altro e non sanno a chi lasciare i figli, a differenza degli asili nido a cui il Baby Parking somiglia molto, qui non bisogna iscriversi e si può entrare e uscire in qualsiasi momento. Ha una capienza massima di 25 bambini e per i piccoli dai 3 agli 11 anni. È un servizio in cui operano professionisti volontari che intrattengono i bambini tra giochi e attività varie. Si trova sopra l'ambulatorio sociale ad Atena Lucana in Contrada Fiego sulla SS19, in spazi anche questi messi a disposizione nella stessa struttura dalla Dianflex. È un'altra esperienza unica portata nel Vallo di Diano dalla Colomba Soccorso, una squadra di donne e uomini che hanno sposato il progetto di pubblica assistenza nato 18 anni fa e lo stanno portando avanti con convinzione. Con il Baby Parking alzano l'asticella e il mutualismo solidale dell'associazione che ininterrottamente da anni al fianco di chi ha bisogno si fa sempre più concreto e strutturato. Questa volta hanno pensato alle famiglie e ai bambini. I servizi che offre la Colomba Soccorso sono tutti gratuiti e riguardano visite specialistiche, trasporto sanitario semplice, sportello unico, e supporto psicologico, assistenza a domicilio per le persone allettate. E il presidente Langone giovedì sera ha annunciato un'altra novità che si concretizzerà. Ci vogliono tempo e soldi, ha detto, ma metterà a disposizione una casa che è stata donata all'associazione per ospitare e assistere i malati terminali. È un altro dei servizi e sarà possibile anche questo grazie alla disponibilità di volontari e medici, la generosità di privati. Il raggiungimento di obiettivi così ambiziosi è il frutto infatti di una forte passione, di sacrifici quotidiani da parte di tutta la squadra. L'altruismo dei privati fa il resto. È uscito da pochi giorni il nuovo singolo del rapper salernitano Mister Fortuna, si intitola Ti porterò con me ed è il quarto singolo estratto dall'album Dio bendato, un brano dalle sonorità leggere e dal tema romantico. Vediamo. È uscito da pochi giorni il nuovo singolo del rapper salernitano Mister Fortuna, si intitola Ti porterò con me ed è il quarto singolo estratto dal nuovo album dell'artista intitolato Dio bendato, un disco che segna il 2023 del giovane rapper. Il titolo della raccolta musicale non lascia molto spazio all'interpretazione, contenendo un esplicito riferimento al concetto di fortuna e di buona sorte, nonché al nome d'arte scelto dall'artista. Dio bendato è un progetto artistico ambizioso
che oltre a portare la firma del rapper salernitano, vede l'attiva partecipazione della label Orion Empire, di cui lo stesso Mister Fortuna è direttore artistico. Il progetto consta di 9 brani e altrettanti visual che accompagnano le tracce dell'album, scandendo ogni mese del corrente anno. Dallo scorso 14 marzo, 3 sono stati i brani già rilasciati sulle piattaforme di streaming, da Intro, passando per Solo un attimo, fino ad arrivare a Uomini, brani ricchi di riflessioni personali e storie di vita vissuta. Il tema portante del progetto musicale di Mister Fortuna è infatti proprio la sua vita, come si legge in una nota che viene raccontata all'ascoltatore attraverso le 9 tracce che compongono l'album, storie raccontate da un punto di vista differente, atipico, dal punto di vista di chi prova a costruire la propria fortuna e non si limita ad attenderla, perché siamo tutti artefici del nostro destino, o almeno è quello che trapela dalla tematica che caratterizza la produzione lirica di Mister Fortuna. L'ultima uscita di Dio Bendato è dunque il singolo Ti porterò con me, brano dalle sonorità leggere e dal tema romantico, disponibile dalla mezzanotte dello scorso 29 maggio su tutte le principali piattaforme di streaming. Andiamo ora a Salerno, dove giovedì sera in Piazza della Concordia si sono tenuti i festeggiamenti per la permanenza in Serie A della Salernitana. Una festa per circa 7.000 persone tra musiche, canzoni e parole, e Danilo Iervolino ha fatto il pieno di consensi. Vediamo. Una festa per circa 7.000 persone in Piazza della Concordia tra musica, canzoni e parole, ma anche qualche manifestazione di disappunto del pubblico nei confronti delle istituzioni. Fischi quando dal palco l'AD Milan, presentatore d'eccezione la serata insieme a Luca Scafuri, ha ringraziato la Regione Campania e il presidente De Luca, e fischi anche quando sul palco è salito il sindaco Enzo Napoli. La questione stadio, specie dopo l'affondo di Iervolino, che ha sottolineato come non sia ammissibile che piova all'interno dell'impianto, è una ferita aperta da rimarginare al più presto. Dall'esibizione di Mietta, che ha indossato la maglia granata ed ha improvvisato un duetto con Salvatore Avallone rilanciando il tormentone più amato dei salernitani, Vattene amore, applausi per la squadra, messa al centro di attenzione alle parole che Sousa ha rivolto al pubblico, cori per Danilo Iervolino, cui il popolo granata ha chiesto di pensare in grande. Dal palco il presidente è incassato, senza però gettare altra benzina sul fuoco della passione popolare, tratteggiando la sua visione della salernitana, una squadra giovane in grado di ben figurare contro chiunque, ma senza follie. Napoleone, tifoso granata trapiantato al nord, e Gianluca Grignani, conquistato dal calore della piazza e dall'omaggio a tinte granate che gli è stato riservato, hanno arricchito di suoni note una serata di festa popolare all'insegna della passione per la Salernitana e dell'orgoglio di sentirsi sempre più protagonisti e non semplici imbucati al gran ballo del calcio che conta. Per la Salernitana e per Salerno si fa questo e altro. È stata una condivisione di una gioia bellissima dal palco, perché vedere una piazza così stracarica e festante, le emozioni sono state sicuramente molto forti. Una piazza che ti aspetta da tutto. Io penso che sia stata un'ulteriore testimonianza anche per il presidente di quanto calore, di quanta passione ci sia. Ce la metteremo tutta. Cosa l'ha emozionata di più di questa serata? Allora, sicuramente la piazza, evocare con Mietta quello che è avvenuto 33 anni fa e riprendere un progetto che forse aveva bisogno di nuove ali. Il prossimo sogno. Grazie! Vince la Cremona, te lo dico così. C'è la speranza di vivere altre serate come questa? Io penso di sì, sicuramente sarà un happening che ripeteremo ogni anno, mi auguro, sempre con grandi soddisfazioni e con obiettivi sempre nuovi. Sul rinnovo di Sousa? Ci stiamo lavorando, però insomma penso che anche stasera sia servito per convincere ulteriormente Paolo Sousa che Salerno è magica. E con questo servizio termina il nostro TG, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e una buona domenica.